La riqualificazione del centro storico passa anche per la promozione della cultura e l'inclusione sociale e lavorativa. Ne sono convinti gli esponenti dell'esecutivo Forte che hanno promosso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Palazzo San Giorgio e Cassa Edile, l'associazione 86 Centro, Dante Alighieri, Lega delle Cooperative e SEA, con l'obiettivo di promuovere una serie di iniziative per far rinascere il cuore pulsante del capoluogo. Sicuramente sino ad ora molti hanno puntato l'attenzione sulla sicurezza. Questo protocollo va oltre il tema della sicurezza e punta invece sulla inclusione attraverso il lavoro, attraverso anche la formazione della lingua italiana, tant'è vero che c'è la Dante Alighieri per gli immigrati, per una certificazione linguistica e per fare in modo quindi che ci sia davvero inclusione, formazione e lavoro. Una vera e propria task force unita da un obiettivo comune che metterà in campo la possibilità di corsi di lingua italiana per gli immigrati, ma anche precisi momenti di formazione nel comparto edile e il coinvolgimento operativo nella realizzazione di opere riguardanti il borgo. Siamo stati ben grati all'amministrazione di averci comunque interpellato, chiamati, perché la scuola edile del Molise è nella sua mission quella della formazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. La teoria probabilmente, se il comune metterà a disposizione dei locali che potremmo ristrutturare anche noi con una sorta di cantiere scuola, faremo la teoria in questi locali e poi sostanzialmente la pratica sarà svolta nel centro storico, una fioriera anziché un pezzo di marciapiede, quindi diciamo faremo questa formazione pratica è molto visibile nel centro storico di Campobasso. Stiamo portando avanti quanto avevamo promesso in campagna elettorale, le parole della sindaca Maria Luisa Forte, ma anche degli assessori Bibiana Chierchia e Giose Trevisonno, che hanno rimarcato come il protocollo sia il seguito di un percorso preciso avviato con l'organizzazione dei Sabato al Borgo, non un punto d'arrivo, ma un ulteriore tassello di un progetto più ampio per ristabilire decoro, bellezza, sicurezza ed inclusione nel cuore della città.